io sono molto contento oggi di presentare un romanzo storico molto avvincente, che poi avrete modo di approfondire insieme all'autrice, che si intitola I panni del Saracino. È un romanzo che inizia il giorno successivo alla caduta di San Giovanni d'Acri, ultimo caposaldo cristiano in Terra Santa, dopo l'epopea delle crociate, e quindi in una data ben precisa, sabato 19 maggio del 1291, quando la cittadina cade in mano al sultano d'Egitto, Ali Malik al-Sharaf Kailil. Io non so come si pronuncia esattamente, ma spero di averlo detto nel modo migliore. E narra l'avventura di un personaggio che è Nerino di Buondelmonte, sì, e delle sue peripezie dal momento in cui deve abbandonare la Terra Santa, come tutti quelli che erano ancora lì durante quest'ultima fase della presenza cristiana in Terra Santa. Come sapete, la prima crociata era arrivata a Gerusalemme nel 1099, bandita da Urbano II al Concilio di Clermont il 27 novembre del 1095, e a partire dal 1099 erano nati i cosiddetti regni latini d'Oriente, che sono durati fino al 1291, quando San Giovanni d'Acri, che era anche caposaldo templare in Terra Santa, è l'ultima roccaforte a cadere nelle mani dei musulmani. È un romanzo storico dove la storia si unisce alla narrativa e alla fantasia, nella ricostruzione sia degli scenari che dei personaggi, che delle vicende, che delle avventure, e dove, come in tutte le narrazioni degne di rispetto, la guerra, i duelli, gli scontri, le lotte si combinano anche con i sentimenti, con l'amore che Nerino incontra lungo la sua strada, e dove la ricostruzione storica, però la parte di ricostruzione storica, è molto ben ricostruita, perché l'autrice ha fatto ricorso a numerose fonti d'archivio, ha fatto una lunga ricerca, un lungo studio. Infatti il lavoro di elaborazione di questo romanzo è stato lungo e faticoso, anche per la difficoltà di trovare informazioni e notizie attendibili su una serie di aspetti che vanno dal discorso della navigazione e dai vascelli che solcavano le acque in quel periodo, al tipo di combattimenti che avvenivano sul mare, ma anche a tante altre cose che riguardano quegli anni. E ci è riuscita bene. Vive a Roma dal 1973. È nata in Argentina da madre italiana e padre argentino, quindi c'è anche metà sangue italiana, lombarda. Ed è interessante, appunto, che un'autrice di questa origine si sia interessata al Medioevo e alla sua storia, considerando che questo è il secondo romanzo storico che è uscito per lo stesso editore. Il primo era Il cammino e il pellegrino. Quindi io sono contento di averla con noi. Adesso parliamo un po' di questo romanzo insieme a Gladys, e poi magari ci facciamo un po' di domande tra di noi e con l'autrice, approfittando della sua presenza qui. Vi auguro buon ascolto e a dopo. Grazie. Grazie a te. Allora, io forse inizio leggendo l'inizio del libro. E poi ne parliamo. Si chiama La fuga, il primo capitolo, proprio quello che apre. Il suo cuore rullava come un tamburo, era un'eco tardiva dei tamburi saraceni che avevano invaso la città il giorno prima. Il suo cuore pulsava impazzito nella gola, nelle tempie, nello stomaco. Il sangue portava il caotico rimbombo fino all'ultima cellule, ma lui non si fermava. Con le mani convulsamente serrate sui lembi del saio, il frate correva. Le sue bianche gambe villose saltavano gli ostacoli d'istinto, senza vederli. Non vedeva neppure le strade che percorreva.
Le strade familiari, ora divenute strane, trasfigurate dalla morte, che aveva lasciato ben chiari i segni del suo passaggio, segni che lui non vedeva. Lui soltanto correva e correva con le narici dilatate e la bocca semiaperta, succhiando avidamente l'aria insana che gli lasciava un sapore dolciastro nella gola. Lo spingeva l'istinto, l'istinto della preda braccata nella savana. Ogni muscolo, ogni nervo, ogni tendine era teso e vibrante nello sforzo. Pensava con il corpo, con la ribellione della sua giovinezza davanti alla fine violenta e prematura. La ragione taceva, sprofondata nella paura. Si era lanciato contro quella torma uscita dall'inferno, accecata dall'odio e dalla brama di sangue. Aveva urtato metallo, solo metallo, cercando un varco per fuggire, mentre il palazzo del tempio precipitava su assediati e assedianti, mentre le pietre ricoprivano il corpo terreo e rigido del Gran Maestro. La speranza era già crollata il giorno prima vicino alla cittadella, quando Poggé, colpito da una freccia, si era cacciato incitando ancora la lotta ai suoi templari. Il Gran Maestro era morto come era vissuto, dando ordini. La mia morte, ripeteva con la voce divenuta flebile e roca nell'agonia, non deve fermare il contrattacco. Ma i suoi cavalieri, disorientati per la prima volta, non avevano obbedito, rendendo inevitabile la catastrofe. Il frate continuava la sua corsa senza meta, correva per allontanarsi, non per arrivare. Lui non aveva più un posto dove arrivare, la città non era più sua, non era più cristiana. Così inizia il libro con questo frate, è un francescano, che ha lasciato il suo convento e si è unito ai templari. Questo già dà un po' l'idea del personaggio. In realtà questo è stato un bene perché i frati francescani nel loro convento sono stati massacrati tutti. Sembra che qualcuno si sia salvato perché in qualche cronaca è rimasto il ricordo di un frate che raccontava che il sangue correva per le strade e arrivava fino al mare. È stato un massacro spaventoso. Io quando ho scritto questo libro, devo dire la verità, che è un libro che mi ha portato molto tempo. La bibliografia è piuttosto corposa e come diceva prima Maurizio, mi sono trovata con grandi difficoltà, soprattutto per poter ricostruire le galee, no? Che sono rimasti soltanto dei relitti. Però in realtà bene come venivano in quel periodo equipaggiate non è che si sa molto bene. E questo massacro, quando io l'ho scritto, veramente non pensavo, questo già l'ho detto in più di un'intervista, ma lo dico pure qua. Io non immaginavo proprio che poi avrei visto in televisione immagini identiche a quello che io avevo scritto, no? Anzi, devo dire la verità che in quel periodo quel massacro era abbastanza normale, diciamo, se si può, un massacro può essere normale, e le armi che si usavano erano quelle dell'epoca. E non c'erano dei crocifissi, no? Questo è una cosa che i musulmani in quel periodo non lo facevano. Quindi non è che vi devo raccontare quello che è successo a Acri, perché è più o meno quello che voi già avete visto in questi giorni in televisione. E questo francescano stava era la fortezza dei templari. Sì, lo chiamavano la cupola di Acri perché aveva una torre molto alta. Lì si erano rifugiati i templari quando era stato ucciso il Gran Maestro. I musulmani hanno parlato con loro, le hanno garantito l'onore delle armi, che non li avrebbero ucciso se si arrendevano. Hanno aperto le porte. Sono entrati i musulmani, i Mamelucchi erano esattamente quelli del sultano d'Egitto, e la prima cosa che hanno fatto, hanno cominciato a stuprare donne e fanciulli, e quindi hanno chiuso di nuovo le porte, le hanno ammazzati. Vabbè. Insomma, la ultima cosa che hanno fatto è scavare delle gallerie
E poi sono entrati e è crollato tutto, è crollato sugli assediati, gli assedianti. C'era questo frate lì dentro che miracolosamente si è salvato, è scappato e si è trovato in questa città dove c'era tutta la tragedia, tutto il dolore, il sangue. E si rifugia in una casa. Perché c'erano in quel periodo ad Acri ogni comunità aveva un quartiere e c'era il quartiere dei Pisani, che li chiamavano i Pisani perché sono stati i primi a andare, ma in realtà ormai erano toscani, c'erano anche i Fiorentini, i Lucchesi, tutti quelli che si sono aggiunti dopo, erano dei quartieri chiusi, no? Con muraglie. E lui si rifugia nella casa di un suo amico fiorentino. Da quel momento è quello che guida e l'altro è il suo doppio. Prima di uscire butta sull'abito talare la mazza, che è un modo di uccidere simbolicamente il francescano. Lui subisce un trauma enorme perché non soltanto l'aver ucciso, ma il rendersi conto che il suo mondo è stato capovolto e il bene e il male si sono scambiati i posti, perché l'uccidere, che è il male, è stata la salvezza. Se avesse preso il sopravvento il francescano, lui era morto. Quindi questo che ha ucciso quest'altro, che sarebbe il male, in realtà è il bene, si sono cambiati i posti. E questo è un trauma che lui si porta attraverso di tutta la vicenda, perché lui si porterà con sé questi panni del Saracino fino alla resa dei conti finale con se stesso, e questi panni del Saracino rappresentano questo trauma. Questo trauma che sconvolge la vita di questo ragazzo, che poi chi è questo francescano? Questo francescano si chiama Nerino dei Buondelmonti, è il primogenito di una delle casate più importanti di Firenze, no? È una casata antichissima. E lui è il primogenito, è bellissimo, una delle sue caratteristiche è molto bello, è molto colto, ama la musica, ama la poesia, ammira Cavalcanti, e a un certo punto non si sa molto bene perché, forse per un capriccio, chissà perché, decide di diventare francescano e se ne va ad Acri, al convento dei francescani, no? E lì comincia questa storia che poi va a finire nel massacro d'Acri e nel cambiamento totale di personalità. Lui riesce a fuggire, coperto con i panni del saracino, e si imbarca in una nave genovese. E va verso Cipro, ci sono i duelli, c'è il duello che casomai poi posso anche leggerlo, e c'è il duello con il pirata, con Nikos, che poi è un personaggio, è un bel personaggio perché è un crudele malinconico, lui soffre molto della sua miseria morale, quindi in fondo lui non è completamente perso, diciamo, non so se la parola è giusta. E questo ci sono combattimenti, ci sono battaglie navali che veramente mi hanno fatto più di. Questo libro l'ho scritto in un lungo arco di tempo. Da una parte perché sono 450 pagine che non si fanno in 3 giorni. Questo da una parte. Dall'altra, perché c'erano dei momenti in cui la disperazione proprio lo lasciavo, perché doveva tutto trascorrere su questa nave
che io non riuscivo a ricostruirla. Perché, e poi, non so, un po' in un libro, un po' in un altro, un po' in un altro, alla fine ho avuto una idea di come, ho commesso, diciamo, mi sono prese molte licenze poetiche, diciamo, e arriva alla conclusione, no? Di che il bene e il male si danno la mano in ogni momento e convivono e si scambiano i posti e quello che era bene per un altro è male. Lui è riuscito, come corsaro di Genova, a portare una preda enorme, diciamo, a spese di Venezia. E allora in quel momento, tra le altre cose, lui dice, per causa mia, Venezia piange, in Genova gioisce. Allora dove sta il bene e dove sta il male, no? Che questo... E lui riconosce in se stesso, in ogni parte di se stesso, nell'uomo colto, di buona famiglia, diciamo, è il corsaro, è il predatore, è l'assassino. Lui vede tanto in una come nell'altra parte. Vede il riflesso se stesso. Lui corrompe il vaglio di Negroponte, no? Il vaglio veneziano, che era una specie di governatore di Negroponte. E il vaglio rimane proprio un po' meravigliato quando compare questo personaggio, no? Le dice: Messere, voi mi sembrate più adatto a innamorare le donne che a mettervi a capo di una galea pirata, no? E poi gli dice: com'è che un buon del Monti, potendo avere il potere, tutto il potere che voleva, si viene qui nell'Egeo, perché lui si muove nell'Egeo, a fare il pirata, il capo pirata. Allora lui le dice che in realtà nella sua terra il potere le veniva per nascita, qui invece se lo deve conquistare e lo trova molto più allettante. No? E che poi in realtà lui non pensa di rimanere soltanto un capo pirata. In realtà la verità è che lui sulla gallea ha il potere assoluto e lui ha soggiogato i suoi uomini, sono capaci di buttarsi al mare e annegare se lui dice che lo devono fare, no? Quindi quel potere lui non lo avrebbe nella sua terra, perché ci sono, lui sarà il primogenito dei Buondelmonti, vabbè, di una famiglia dei Buondelmonti, perché poi non erano solo, però c'erano tanti altri, e quindi il potere assoluto che ha sulla galea non lo potrebbe avere sulla terraferma.